Buongiorno Novate, ritorno a voi dopo un po' di tempo per aggiornarvi sulla situazione della nostra città. Dopo mesi molto difficili, la situazione dei contagi è ora sotto controllo. I numeri nelle ultime settimane sono stabili e questo ci consente di poter tirare un respiro di sollievo, avendo ben presente però che non possiamo comunque permetterci di abbassare la guardia. È necessario quindi indossare la mascherina nei luoghi chiusi e all'aperto in tutte le occasioni dove non è possibile mantenere il distanziamento sociale. Nelle settimane appena trascorse siamo stati molto impegnati per garantire l'avvio dei centri estivi comunali e degli oratori, un obiettivo che abbiamo raggiunto e che rappresenta un risultato importante per la nostra città. Questi sforzi ci hanno consentito di garantire un importante servizio per le famiglie che sono tornate al lavoro o per i genitori che sono ancora in smart working. Ma soprattutto ci hanno permesso di ridare ai più piccoli una situazione di prossimità dopo i mesi del lockdown e dell'interruzione della socialità e dell'attività scolastica in presenza. Oggi invece siamo al lavoro, un lavoro molto duro, per la riapertura delle scuole per l'avvio del nuovo anno scolastico. È uno sforzo notevole che ci sta molto impegnando, ma su cui investiremo, molto per garantire il rispetto di tutte le misure anticontagio in collaborazione con gli istituti scolastici del nostro territorio per garantire a settembre un ingresso a scuola ai nostri ragazzi in piena sicurezza. Abbiamo ben in mente anche le esigenze di tutto l'associazionismo, e soprattutto delle associazioni che si occupano dei disabili, perché rappresentano una ricchezza di valore inestimabile per il nostro territorio, che ci è stato ampiamente dimostrato, nei mesi dell'emergenza sanitaria. Mi discosto un po' dalle argomentazioni riguardanti l'emergenza sanitaria, perché vi voglio rassicurare sul fatto che sta partendo il taglio dell'erba. Purtroppo abbiamo accumulato alcuni ritardi per una serie di adempimenti burocratici e ora stiamo cercando di recuperare il lavoro arretrato. Non è un'incuria o una dimenticanza, il verde e il suo buon mantenimento sono obiettivi primari per la nostra giunta e sono ben in vista nell'agenda dei nostri lavori. E lo abbiamo dimostrato subito partendo immediatamente con i tagli del verde, forse tra i primi comuni della zona, subito dopo il lockdown. Finisco e mi dispiace con un velo di tristezza, ma voglio ricordare che questa settimana Novate ha avuto una grossa perdita. Un caro amico Rino Reggiani, un amico della nostra città, ci ha improvvisamente lasciato domenica scorsa. La nostra Novate ha perso una persona che aveva profondamente a cuore il territorio e la sua comunità. Il suo ricordo, oltre che per i vissuti personali dei tanti cittadini che lo conoscevano, sarà mantenuto vivo dalle opere che ci ha lasciato e che sono in giro per la nostra città. L'ultimo è il Monumento delle Oche in Piazza della Chiesa. È un altro pezzo prezioso di Novate che se ne va. È ora compito di tutti noi ricordarlo nel miglior modo possibile. E noi lo faremo,
cercando di stare vicino anche a sua moglie, alle sue nipoti, a sua figlia, perché per noi Rino sarà ancora con noi. Grazie, arrivederci a presto.